Buongiorno a tutti, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui per raccontarvi un po' i protagonisti di Milano, quello che succede nella nostra città. Siamo ben contenti appunto oggi di parlare di una startup che riallaccia anche un po' quel famoso mito, appunto, il collegamento tra Milano-Torino, perché qui sono uno di Milano e uno di Torino. Quindi ritorna un po' questa grande forza di Milano e Torino. Sto parlando di Southern Nord, che abbiamo qui con noi. Buongiorno e benvenuti a Andrea Ceraso e Luca Angelillo. Buongiorno Andrea, buongiorno Luca. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie mille di essere qui. Allora, appunto, dicevo, una startup, proprio di quelle che insomma ormai tutti si riempiono la bocca di startup, però cioè voi siete proprio una startup. Insomma, diciamo tre mesi di vita? Tre mesi di vita, quindi. Però dovete dirci appunto, Andrea, che cosa fa, che cos'è Southern Nord? Perché siamo qua a parlarne oggi? Allora, noi siamo dei creatori di esperienze in lingua, ok? Quindi queste esperienze possono avere un alto valore didattico, possono essere formative, possono essere anche un'esperienza di crescita personale, però hanno questa matrice comune dell'essere in lingua. Noi le decliniamo attraverso due concetti. Uno è un concetto metaforico, cioè il viaggio da fermo, e quindi parlo di corsi, di workshop, di training intensivo. E poi utilizziamo la dicitura di viaggi in movimento ad indicare quella che poi è la nostra passione più grande, che sono i viaggi veri e propri, quindi escursioni, facciamo i viaggi culturali e soprattutto quello che è il nostro progetto di punta, cioè il viaggio di interazione culturale. Viaggio da fermo è interessante come concetto. Di cosa parliamo? Cosa consiste il viaggio da fermo? Ma allora, a noi piaceva l'idea di pensare che anche un corso, un workshop, un'esperienza in generale fatta in lingua e con certe tematiche al suo interno possa rappresentare già un viaggio per le persone, no? A noi piace l'idea di mettere in comunicazione tutti e quindi che attraverso proprio l'apprendimento linguistico o per esempio il team building o quello che noi proponiamo, in realtà tu in qualche modo stia già viaggiando, stia già andando nella direzione dell'incontro di qualcos'altro e di qualcun altro. E quindi la metafora è venuta un po' da sé. Ecco, ne parliamo perché appunto diciamo la vostra startup nasce a cavallo tra Torino e Milano, diciamo sulla 4. Carissima, basta esatto, sto biglietto. Infatti mi sembra meglio prendere il treno. Treni. Sembra meglio prendere il treno, treni, infatti, sembra meglio quello. E proprio Milano Torino saranno le prime location in cui inizierete questo tipo di esperienze. Cosa dobbiamo aspettarci? Fuochi d'artificio, innanzitutto. Ma allora, noi partiremo con il Cappuccino Chats, che è un evento che... Cappuccino Chats. Sì, la rivolgiamo ai privati, quindi insomma alle persone che vivono in queste due città. Il primo sarà proprio domani a Torino, al Convitto Caffè di via San Francesco da Paola, e poi invece l'altro a Milano, e lo lascio raccontare a Luke. Sarà sabato prossimo. Sì. Cappuccino Chats noi l'abbiamo pensato, diciamo, per appunto essendo una startup, per cominciare a creare appunto una community, no? Delle persone che vogliono magari condividere dei momenti informali di divertimento e allo stesso tempo entrare in contatto con l'universo South North. Sono degli eventi gratuiti quelli del Cappuccino Chats. Cappuccino Chats funziona. Sì. Io posso, mi devo iscrivere, dove devo iscrivermi, posso venire lì, cosa troverò, e sono in lingua, per adesso solo in lingua inglese, giusto? Che partiamo con l'inglese, okay, parliamo con l'inglese. Esatto, sì, ci sono gli eventi Facebook, quindi okay, sulla nostra pagina, appunto South North su Facebook, ci saranno gli eventi, le persone si possono appunto iscrivere, dopodiché c'è anche una pagina per l'evento di Milano, c'è una pagina su Eventbrite, e comunque ecco, basta che si mettono in comunicazione, appunto sono degli eventi di conversazione in lingua. Che tipo di inglese devo sapere per poter venire? Cioè, a che livello devo essere? Sono scalcinato, so giusto what's your name, my name is, non vado oltre, vado bene lo stesso oppure poi mi sento in un angolo abbandonato? Allora, in generale dipende dall'esperienza in lingua okay, a quale ti riferisci. Nel caso di Cappuccino Chats noi accogliamo tutti, chiaramente abbiamo pensato a due momenti diversi, un sì, momento per i livelli più bassi e un momento per i livelli più alti, quindi le attività cambiano, la conversation c'è sempre, però possono venire tutti. Ecco, ci sono anche delle attività, quindi cioè non è che arrivo, sì, sono timido, non ho paura, conversazione guidata, non so come fa, ecco, cioè, ok, sì, grazie, mi portate per mano. A tema, fra l'altro. Ah, a tema. A che tema avete pensato? Insomma, noi stavamo pensando a dei temi correlati al nostro universo, diciamo, no? Quindi il tema del primo incontro saranno i grandi viaggiatori. Ah, i grandi viaggiatori, ok. Però io volevo chiedere una cosa, Lu, non sono sicuro, ma il cappuccino si beve come in Inghilterra o come in Italia? Perché cappuccino remains the same. Oh, okay. Tranquilli, il cappuccino è assolutamente buonissimo.
massimo, i posti sono stati selezionati con un criterio iper selettivo. E non viene dopo un bratwurst o qualcosa del genere, in colazione, diciamo. Yes. Che orario sarà quello del cappuccino? Sarà, allora, a Milano alle 11, okay. Quindi si parla di sabato 20 aprile, okay. Mentre invece a Torino sono quasi alle 10.30, esatto. Giusto? Domani, 10.30 sabato, facciamo i livelli un po'. Sabato, dopo domani. Oggi è giovedì. Sì. Sabato 13. Succede sabato 13. L'alta velocità. Esatto. Così veloce che fa saltare io i giorni della settimana. Guarda, sei in buona compagnia. Infatti oggi non me l'hanno scritto qua, non l'ho aperto dicendo che giorno era. Esatto. Quindi insomma, pensa a te come siamo messi. I grandi viaggiatori è il tema appunto dei vostri cappuccino chats, perché in realtà di viaggi e di grandi viaggiatori voi, beh, grandi viaggiatori siete anche voi, immagino, insomma. Sì, abbastanza. Una domanda che non mi ho fatto, che non, mi l'ho sussurrata ma non ve l'ho detto, che vi avrei fatto. Cosa facevate fino a 3 mesi fa? Prima di diventare Southern, prima di diventare questi meridionali del nord, oppure dei sudisti del nord o nordisti del sud, insomma, e poi... Ma allora, in realtà, diciamo che South and North è nata da poco, ma tutto il processo di ideazione, le chiacchierate infinite, le nottate a sognare, a parlare... A buttarla lì, come si dice, esatto, in realtà vanno avanti da un po'. Quindi un se po' ci quanto? Chiedi... Dammi una stima... Giugno 2017. Ah, però insomma... Una giornata, una chiacchierata al Parco Sempione... Non pensare al Parco Sempione... No, immagino, però riesco delle belle idee... Esatto, di solito Parco Sempione la connessione... C'è un certo tipo di aroma... Stima... eravamo sempre scelte lì... I gonghi, sai... Si stima Parco Sempione, si dice così... Verde marrone. Comunque niente, era una giornata appunto di giugno 2017, lì abbiamo cominciato, perché io e Andrea ci siamo conosciuti come tour leader in occasione di un briefing, insomma, per un viaggio in Sudafrica su Tinder. Ah no, scusami, dai, non lo devi dire qua. Il viaggio avete fatto, cioè, eravamo i coordinatori, no, ci siamo incontrati perché eravamo i due coordinatori di due gruppi, praticamente per eravamo i due tour leader, diciamo, okay, per questi due gruppi di viaggio in Sudafrica. Esatto. E lì così vi siete conosciuti, quindi insomma avete viaggiato, immagino appunto, di grandi viaggiatori, parlate perché comunque anche voi siete stati dei grandi viaggiatori, avete insomma viaggiato tanto, ma anche perché so che insomma c'è in preparazione invece la seconda parte appunto di quello che fa South and North, che è i viaggi invece non stando fermi ma andando, giusto? Viaggi in movimento. Ti parlavamo prima della nostra punta di diamante, no? Il viaggio in movimento, quindi qual è... Il diamante di viaggio in movimento di South and North è il viaggio di interazione culturale. Ecco, è molto interessante, il viaggio di interazione culturale, perché dicevo, ok, va bene, cioè, andare all'estero a studiare una lingua, vabbè, sono buoni tutti, ci sono 1,5 miliardi di offerte, dalle più scasciate alle più blasonate, però qui parliamo di una cosa completamente diversa, e parliamo anche di una cosa diversa, cioè non è il viaggio culturale dove vado a Cuba a vedere fare i sigari cubani, ad esempio, ecco. Vedrò anche quello, magari, se farete un viaggio a Cuba. E te guardi me quando parli di sé. Non so, perché ero soltanto Sempione, sono rimasto legato. No, però appunto è qualcosa di completamente diverso invece, giusto? Assolutamente. Sì. Noi lo chiamiamo viaggio di interazione culturale. Grazie. Perché il focus è in pratica l'interazione con i popoli, quindi le popolazioni locali. L'Argentina è un posto perfetto, è un paese perfetto sotto questo punto di vista, perché... hai Buenos Aires, dove vabbè, diciamo è quella, è la città, la capitale europea. No? Il primo viaggio sarà a settembre in Argentina, giusto? Sarà a partire dal 14 di luglio. Scusa, 14 luglio, scusa. Saranno due sessioni, saranno dal 14 luglio al 3 di agosto, sì, il primo, quindi 3 settimane, con la possibilità però anche di farne due, okay, se le persone non hanno vacanze, insomma. Ok, quindi 2 o 3 settimane. I datori di lavoro sono abbastanza, esatto, resti. Mentre invece la seconda, il secondo turno, è lo stesso viaggio, diciamo, però il secondo turno sarà dal 11 di agosto al 31 di agosto, appunto, no? E niente, noi lo chiamiamo viaggio di interazione culturale perché appunto hai la possibilità di relazionarti con tipi molto diversi di persone, cioè quando tu ti chiedi chi sono gli argentini, è impossibile realmente dare una definizione, giusto? Sì, perché ci sono i portenios... Come vedi il Papa, cioè... sì, per esempio, ad esempio. Metà dei giocatori dell'Inter, poi chi altro c'è? Esatto. Chi altro c'è di Argentina? Cioè, no, effettivamente è un mondo. Sì, ci sono, no? Le popolazioni indigene del nord, sì, sì. Con le quali noi verremo in contatto, appunto. Quindi gli Atacama, i Coscia, sono diciamo minoranze etniche, popolazioni indigene che stanno appunto nel nord. Andremo a nord perché diciamo io ho vissuto lì nel 2009, ho passato un anno meraviglioso di servizio civile. Wow.
servizio civile italiano, però all'estero, nel nord. E quindi ecco, sono dei contatti che ho sviluppato appunto personalmente e voglio un attimino condividere con infatti diciamo persone. Molto interessante questo appunto, cioè il viaggio sarà più tutto in lingua, nel senso che comunque sì, anche tra di voi cercate immagino di, il più possibile, perché poi facciamo l'esempio, si va a fare la famosa vacanza studio in Inghilterra, passo tutta la vacanza a parlare italiano, esatto, c'ho quelle 2 ore al giorno, 3 che faccio in college, che sono una rottura allucinante, che mi rovinano la vacanza, in cui sono costato a parlare inglese, ma tanto poi torno a parlare italiano per 3 settimane esatto, a Brighton, dove mi faccio di tutto tranne che studiare la lingua. Perché appunto voi non studiate la lingua in realtà. No, no? Noi non parliamo, non usiamo proprio il verbo studiare, noi diciamo praticare, no? Avere la possibilità di entrare in contatto con delle persone con le quali ovviamente devi parlare nella loro lingua, ed eliminiamo completamente proprio il concetto d'aula, di college, di no? Cioè molto spesso ci chiedono, ma voi fate dei viaggi linguistici? No, no, perché la connessione proprio mentale tra viaggio linguistico e college è diretta, sì, no? E quindi non, diciamo, non togliamo del tempo all'esperienza mettendoti all'interno di 4 mura fondamentalmente. Tu vivi la lingua in un contesto reale. Per esempio l'interazione con una persona che non conosci di un'altra. Ricordiamo bene quando è che appunto sarà la partenza dei viaggi e come si fa appunto per sapere, avere informazioni. Direttamente avete già deciso, potete anche prenotare direttamente. Senza fare... Certo, allora ripeto, saranno il primo turno sarà dal 14 di luglio al 3 di agosto. Il secondo turno dall'11 di agosto al 31 di agosto. Per entrare in contatto con noi ci potranno scrivere un'email a info@southernnorth.com. Forse dobbiamo fare lo spelling? Ma io direi che so già che la ottima Camilla andrà in la nostra producer starà già scrivendo nei commenti di questa diretta la mail, quindi sì, sì, perfetto. Dimmi Andrea. Ti voglio dire una cosa Fabio, molto importante, che Luca ha sottolineato, ma volevo anche ribadire il fatto che noi, o forse non l'abbiamo detto, però ci tengo a dirlo, noi viaggiamo proprio in luoghi dove abbiamo vissuto, comunque sì, conosciamo molto molto bene. Questa è anche un'altra grande differenza, no, tra alcuni viaggi che si trovano in giro, senza parlare degli altri che non ci interessa, però questa è una cosa cui noi teniamo molto. Per esempio l'esperienza di Luca in Argentina è stata proprio insomma fondamentale per poter anche creare un viaggio che esca un pochino dai territori battuti, no? E a proposito della domanda che ci facevi prima, Luca ci ha ricordato giustamente le date di partenza, ma io voglio fare un annuncio che arriverà presto, una sorpresa, un video fotonico, proprio la parola tecnica è fotonico, che racconterà un pochino come faremo questo viaggio, ci sarà insomma una sorpresina all'interno del video e diremo qualcosina di più del nostro programma, ma senza svelare troppo. Quindi non possiamo dire cosa succede il secondo giorno? No, diciamolo ragazzi. Si può dire? Vai, diciamolo. Vado? Dillo tu. Allora, il nostro partner solidale è Fondazione Pupi. Ok, famosissima a Milano. Sì, io credo famosa, che lo conoscano. Fondazione di Cavezzanetti, insomma, esatto, che fa tantissime opere in Argentina. Esatto. E cosa esatto succederà? Perché è il nostro partner? Perché? È nostro partner... No, perché c'è nel senso che... Andrete... È nostro partner perché c'è una conoscenza diretta, quindi no, non è quello, no, non voglio sapere come avete fatto, cioè, infatti voi, insomma, voglio sapere chi su Tinder avete incontrato per diventare... quale Rodriguez avete trovato su Tinder, non lo voglio sapere, okay, questo non lo voglio sapere. No, dicevo che appunto è un partner solidale, nel senso è che... È un partner solidale. Allora, fondamentalmente parte della quota che i partecipanti verseranno... E fra l'altro quota scontata, questo lo dobbiamo dire, no? Proprio siamo in una promozione, insomma, che la gente non si dovrebbe lasciare scappare, no? Se, insomma, chiamatevi, lo vedranno direttamente, aperte, come si dice in questi casi. Assolutamente, esatto. Parte della quota che partecipanti verseranno sarà devoluta proprio a Fondazione Pupi. Ah, a titolo di contributo, diciamo, di solidarietà. Perfetto. E ci sarà la visita proprio alla fondazione il secondo giorno, il secondo giorno a Buenos Aires. Insomma, che vuol dire vedere davvero un'altra faccia? Io sfido chiunque viaggi a poter vedere un'altra faccia dell'Argentino, comunque di quello che vuol dire poter appunto aiutare poi certe popolazioni. E certo, poi potete stare veramente in interazione, come dite tutti voi. Allora, le sorprese ovviamente non finiscono qua, ma basta Fabio, non ti riveliamo più nulla. Però voglio dirti una cosa, ci è arrivato un messaggio dal nostro socio Emanuele, che salutiamo, dice che siamo un po' slavati, quindi che dovremmo essere un pochino più formali. Quindi, perché? Cioè, perché c'è voi una parte lavorate anche... Sì, sì, prendi pure, perché grazie. Southern Nord lavora anche con le aziende e voi pensate mica vanno con la t-shirt così a raccontare le loro fregnacce, cioè no, anzi, giusto, si mettono come tutti i buoni start-up della Silicon Valley ed eccoli qua in versione siamo pronti business
tira via la collanina, Andrea. Buongiorno, benvenuti a... Questa tra l'altro è la mia tecnica per andare ai matrimoni, cioè sono uguale ma con la giacca addosso. Un po' come Superman con occhiali e senza occhiali, esatto. Concerto con lo stesso. Perché avete messo la giacca? Perché appunto, oltre a fare viaggi per i privati, cioè per noi, sì, esatto, per noi altri, fate anche però delle attività per aziende. Sì, allora diciamo che sia tra le esperienze che trovi nei viaggi da fermo, sia tra le esperienze che trovi nei viaggi in movimento, in realtà ci sono delle esperienze in lingua pensate proprio per il target corporate, no? Quindi per le nostre imprese in Italia e all'estero. Per esempio noi abbiamo del team building in lingua, molto molto carino, praticamente lo decliniamo attraverso dei giochi e quindi cerchiamo di capire qual è l'obiettivo della nostra impresa e creiamo proprio su misura un'esperienza che sia di team building ma che abbia anche un elemento didattico rispetto alla lingua. Abbiamo, te lo dicevo prima, dei training intensivi dove portiamo proprio le imprese, o meglio i loro dipendenti, fuori, quindi andiamo, che ne so, nelle Langhe piuttosto che sul Lago di Como, adesso sto inventando, no? E facciamo degli interventi ad hoc, in quel caso lì un pochino più formativi, ma dove agganciamo anche delle attività e delle esperienze, attività che può essere il walk and talk, quindi una passeggiata chiacchierando in lingua, oppure un'esperienza vera e propria, quindi impariamo a fare i ravioli al plin in inglese. Quindi diciamo che le esperienze che noi cuciamo in maniera artigianale, mi piace, ci piace questa parola, per le nostre imprese, vogliono essere anche un pochino innovative, ecco. E se non innovative, perlomeno diverse. Ci piace proprio che la nostra personalità esca anche in questi ambiti un pochino più formali. Quindi mi ritiro fuori la catenina. Già che più catenina, però. Già che poi fino a ci sta. Perché se io ho un'azienda dove... Così... Perché chiamarvi e farvi fare delle esperienze con i miei dipendenti? Allora, noi innanzitutto a chiunque diamo proprio una costellazione sulla quale collochiamo le nostre esperienze, no? Quindi il viaggio da fermo e il movimento lo vedi proprio visivamente su una costellazione. Quindi, quando noi veniamo contattati da un'impresa, proponiamo un incontro diagnostico e cerchiamo di capire quali sono i loro bisogni linguistici o anche un pochino più elaborati e con loro proprio creiamo degli obiettivi ai quali rispondiamo con degli interventi. Quali sono questi interventi? Le nostre esperienze. Quindi il perché loro dovrebbero contattarci? Beh, innanzitutto perché la nostra costellazione, secondo me, è veramente ampia ed è veramente pensata anche per loro. Permette a loro di migliorare la loro cultura linguistica in impresa, li connette con il mondo. Comunque voglio dire, oggi è importante parlare anche altre lingue, è importante anche che il team di lavoro sia unito. Scusa se non ti interrompo, certo. Dicevi tu fate questi incontri diagnostici. Fammi un attimo un po' l'anamnesi delle aziende italiane, nel senso, siamo veramente messi così male dal punto di vista linguistico? Ma io non sento di dire questo, bisognerebbe conoscerle tutte, quindi non credo si possa dire. Penso però che sicuramente l'Italia è un luogo dove c'è molto bisogno di interventi di questo tipo. Credo che rispetto ad altri luoghi in Europa sia un pochino più indietro, cosa dici lui? Sì, io credo che però allo stesso tempo ci stiamo rendendo conto di questo, Anzi, per noi io credo che sia anche una cosa buona, insomma, perché c'è molta molta richiesta. Sì, ovviamente, sì, certo. Per tornare alla domanda, le aziende capiscono l'importanza, appunto, di operazioni come la vostra, appunto, che dove assolutamente è forse più interessante che mandare appunto quei tre dipendenti fortunati o no, poi dipendente a fare il corso d'inglese che diceva che si voleva andare a casa. Sì, cioè Fabio, per tornare alla domanda che ci facevi prima, che ci hai chiesto cosa facevamo prima appunto di fondare South North. Oltre ad essere tour leader, noi durante l'anno, diciamo l'attività principale durante l'anno era quella di insegnanti di lingua. Ok. Quindi alla fine comunque Andrea sia all'estero che in Italia, io negli ultimi 5 anni in Italia, all'estero ho vissuto precedentemente, ho appunto visto varie realtà corporate, no? E ti rendi conto che alla fine in realtà proprio le aziende che noi definiamo illuminate, insomma, no? Che si rendono conto veramente di questo, dell'importanza del far studiare l'inglese, comunque le lingue in generale, sì, non solo ai manager ma anche ai dipendenti, in realtà cominciano ad esserci. Cioè, diciamo che il famoso shish di Renzi ha servito a qualcosa, ha aperto un po', forse dobbiamo andare un po' più a sistemare le cose. Assolutamente. Dicevate appunto insegnanti di lingua, insomma, avete chiesto tanto, giusto così per fare un conto veloce, tu quante lingue parli? Io parlo tre lingue. Sì, italiano, inglese e spagnolo. Perfetto. Cioè, nomino l'italiano perché alla fine comunque lo... Vabbè, giusto. Facciamo anche questo italiano. Ci sta, quindi...
Andrea, tu allora io parla? Parlo italiano, inglese, un pochino di francese, invento lo spagnolo. Vabbè, quello potuto, però bene, sì. Parlo male il piemontese, capisco un po' di calabrese, direi basta. Vabbè, insomma, già diciamo che per la maggior parte dei paesi del mondo sei coperto. Sì, quindi, soprattutto per il piemontese. Esatto. Dire, no, calabrese in quel caso. Esatto, esatto. In quel caso assolutamente. Insomma, tanti appunto i progetti che avete in cantiere, i due viaggi appunto a luglio, cos'altro arriverà poi? Penso che insomma voi avete già fatto una visione bella, sì, lunga e ampia del vostro futuro. Io? Attenzione! Se volete chiamare, potete chiamare anche tu a casa se volete. No, vai tu, vai tu. Abbiamo, prima di tutto, abbiamo proprio in cantiere altre destinazioni dei nostri viaggi, okay, in movimento. Quindi visto che appunto come... Faccio sognare? Come... Faccio sognare? Riveliamo? Faccio un'azione. Vai. E loro devono indovinare. Non si vede. Si intravede, ok. Credo sia un surfista. Esatto, un surfista. Bravo Fabio. Basta. Perfetto. Ok. Perché questo comunque è correlato. Dove con quello che ti... i surfisti possono essere se è sul Po o in California o in Messico, vedremo. Nel senso. L'altro indizio è questo. Il signore degli anelli. Basta. Ah, basta, ah, non diciamo okay. Niente. Stop. Va bene, lì un viaggio alla terra di mezzo ci sta sempre. Insomma, è sempre un bel posto. Come bravo, dire. Come sono simpatici i momenti piccolini che ti vengono in conto. So che però appunto anche sulle esperienze da fermo, sì, avete delle idee su quello che a settembre potrebbe esserci, giusto? A te piace il cinema, Fabio? Beh, come non può piacere il cinema, ovviamente. Allora, ti possiamo dire innanzitutto che noi stiamo pensando a un bellissimo movie club. Uh-huh. Alle volte lo facciamo su invito, alle volte un pochino più aperto, però insomma anche qua coinvolgiamo chiaramente il discorso linguistico, ospiti, sorprese. Diciamo che ci piace utilizzare anche l'arte o comunque altri linguaggi per portare avanti quello che facciamo tutti i giorni. Questa è già una grande sorpresa. E poi ce ne sono altre che però preferiamo non rivelarti. Ok. Questa che decidiamo che invece appunto è un'esperienza che verrà fatta anche un po' per portare anche quei viaggi invece che fate in movimento un po', diciamo, qua in Italia, giusto? Ricordiamo invece di nuovo l'appuntamento, che è insomma il più vicino, quello del Cappuccino Chat, sì, giusto? Oggi è giovedì, giusto? Oggi è giovedì, quindi sabato 13 aprile al convitto di via San Francesco da Paola a Torino alle 10:30. Esatto, mentre invece sabato 20 aprile al Memà Café a Milano alle ore 11. Zona Viale Tunisia, Porta Venezia. Porta Venezia, perfetto. Ricordiamo appunto, quello che dobbiamo aspettarci è una chiacchierata, cioè un luogo, esatto, dove potremo chiacchierare in lingua, in questo caso appunto in inglese, comunque diciamo portati per mano da voi con delle attività, sì, giusto? Sì. Perché appunto poi si pian pianino si andranno a espandere in questi momenti, giusto? Assolutamente, assolutamente, sì, sì, sì. So che fate anche del breakfast, farete dopo prima o poi... Quella, sì, quella è l'idea. Cominciamo con questo evento gratuito, appunto, okay, per questa creazione di questa community, dopodiché vedremo come sviluppare in base alla risposta, insomma. Ricordiamo un po' anche le coordinate per sapere tutto quello che c'è da sapere su di voi, dove vi troviamo, dove... Vabbè, allora, fondamentale è il nostro sito, che troverete nei testi in sovraimpressione, bla bla bla, quindi www.southernoath.com, uh-huh, ok? La mail generale l'avete già sentita, poi ci sono i nostri fantastici social, sì, sui quali ci state già seguendo, quindi Facebook, Instagram e LinkedIn a breve. Yeah. E basta. Direi che abbiamo detto tutto, direi che insomma non vi resta che andare a farvi un buon cappuccino, perché quello rimane italiano, a prescindere dalla lingua che si parlerà. Chiacchierando invece con i ragazzi di Southern North e tutta la community che si andrà poi a creare, immagino insomma chissà quanta bella gente si andrà a creare intorno a voi per questi momenti appunto di conversazione che poi possono diventare, si augura, anche insomma l'antipasto di quello che potrebbe diventare un bel viaggio, no? Ma Fabio, tu in Argentina con noi ci vieni o no? In Argentina con me, secondo tu lo accompagno, promettilo, giusto, secondo tu lo accompagno giusto con le mie ferie, fantastico, quindi potrei effettivamente adesso, fantastico, vediamo, l'idea era un'altra però vabbè, potrebbe essere, la possiamo cambiare, potrebbe essere interessante. Sono mai stato in Argentina, quindi lo spagnolo lo so benissimo. Ottimo. Inventando, mettendo 4S qua e là. Esatto. Insomma, il mio mito era Miguel Indurain da ragazzino. Qualcosa ho imparato. Grande. Quindi qualcosa. Davvero, io vi ringrazio tantissimo. Grazie. Siete davvero. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo perché veramente è molto, molto interessante quello che state facendo. Quindi complimenti per il lavoro che state facendo. E poi, insomma, solo 3 mesi siete già veramente a un livello, insomma, che è altre startup. No, se lo sono.
vogliono, altro che mi tocco un po', non ti offendo. Sì, prego, lo si sentiamo davanti, non c'è problema. Ringraziamo davvero Andrea Ceraso e Luca Angelino di Southern Nord. Ricordiamo, trovate tutte le coordinate in questa diretta, taggati, poi anche degli articoli a seguire. Grazie mille anzi a Camilla per tutto il lavoro che sta facendo con Morning Milano. Davvero ragazzi, grazie mille, complimenti ancora, ci vediamo presto, ci vediamo sabato sabato questo a Torino e invece sabato prossimo a Milano per i vostri cappuccino chats. Grazie a voi, grazie Fabio, grazie mille davvero. Seguiteci allora anche sui link, tutto quello che c'è, e poi noi invece ci ritroviamo qui domani alle 12:30 sempre in diretta con una puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto, ciao Milano.